Visto che abbiamo trovato la strada di infiltrazione, andiamo al jazz club con Annettina e aumentiamo il suo punto d'attacco. Ah, nevica, infatti non c'è nessuno fuori. Sembra che il cocktail di stasera sia il Magic Ball. Sprigiona velocità e fortuna con gli ingredienti di questo drink. Lasciati ammaliare dalla magia. Interessante. Guarda, oggi dovrebbe esibirsi un cantante. Vuoi entrare? Costa 3000 yen. Invitiamo qualcuno e invitiamo Lady Anna. Oh, Lady Anne? Esatto. Allora vado a farmi un giro. Ormai siamo un habitué in questo posto, il tizio ormai ci conosce. Potrebbe benissimo farci uno sconto e non sarebbe strano. Forse è l'atmosfera del posto, ma mi sento come se fossi maturata un pochino. Benissimo. Ah, è viola, mi piace. La musica dal vivo è fantastica, ha davvero qualcosa di speciale. È buono, non so cosa ci sia dentro. Questo sapore credo che mi piaccia, sì. Ha un non so che di maturo. Sta andando tutto bene, dai. Meno male. Ogni volta che per strada sento parlare dei ladri fantasma mi ritrovo a origliare. Ok, credo che sia lei che Ryuji abbiamo completato tutti i discorsi del Jazz Club. Ripetono ormai tutti la stessa cosa. Benissimo, vediamo. Ah già, dopo. Abbiamo parlato un sacco. È bello chiacchierare in un posto come questo. Credo che la nostra conversazione mi abbia aiutato a capirmi meglio. Grazie per avermi invitata. Grazie a te di essere venuta, Anne. Yes. 2 di magia, 3 di agilità e 3 di fortuna. Ok. Non era quello che mi aspettavo, ma va bene uguale. L'importante è che già quasi di base Anne sia a livello 99 con la magia in questo stato. Poi, chissà, magari in un prossimo let's play, chissà, potrebbe già arrivare a dei livelli alti già dall'inizio, chi lo sa. Non mi ero accorta che fosse così tardi. A ogni modo, torniamo a casa. Certo. Ci vediamo presto. Ci vediamo domani a scuola. Una nuova giornata. Papparabarepa. Numerose epidemie hanno straziato il nostro mondo. Colera, morbillo, peste, Covid. Tutte malattie devastanti, capaci di resistere a ogni cura. E sì, alcune persino letali. Ma c'è una malattia che non temiamo. Anzi, la desideriamo. Qualche idea? È la malattia che chiamiamo felicità. Ehi, pensi che stessi solo facendo scena? Uno studio scientifico afferma che l'emozione della felicità può propagarsi quasi come una malattia. Ebbene, Starkun, dica. Quanto può propagarsi la felicità personale, stando a questo studio? Agli amici degli amici degli amici? Benissimo, è esatto. Mi ha fatto così. Pare che la vostra felicità possa influenzare l'umore degli amici dei vostri amici. Ok. Secondo le ricerche, la felicità si propaga tramite legami e la vicinanza fisica. Stando a questi principi, magari non è impossibile creare un mondo in cui tutti possano essere felici. Oh, è stato bravo, l'ha proprio indovinato, bravo! Oh, va bene, anche stavolta abbiamo azzeccata. Anche se io non potrei sopportarlo, un mondo di pace eterna e inalterabile. Un'idea terrificante, dov'è il brivido di un mondo senza conflitto, dolore e disperazione? Senza infelicità non può esistere la vera felicità. Per una volta sono d'accordo con sto tizio, non sta dicendo una cazzata. Non voglio vivere in un mondo così tedioso. Questo qui non cambia mai, però ha ragione stavolta. Stavolta gli devo dare proprio ragione, non ho nulla da dirgli contro. Vediamo cosa dice. Sarò qui fino al mattino, non posso proprio abbandonare i miei colleghi. Hai portato una bozza, di cosa stai parlando? Ma poi, chi diavolo sei? Vabbè. Sono così felice che mio marito mi prepari sempre la cena. È così tranquillo, voglio vivere qui per sempre. Hai idea di quanto sarebbe terribile rinunciare alla nostra quotidianità così come la conosciamo? Ma a parte, chi cazzo sei tu? Ma chi ti vuole qui? Ehi, hai mai sentito di questo tizio? A.A. Musk? Beh, I Musk Cozy, immagino uno streamer molto seguito che indossa una maschera da robot. Abbiamo una richiesta sul fansite da parte di qualcuno che lo conosce di persona. Uno degli amici dello streamer? Voglio che smetta di trasmettere streaming in cui vada in giro a compiere azioni poco legali. Ogni volta che qualcuno tocca l'argomento, lui diventa violento. Dicono sia fuori controllo. Abbiamo un nome?
A tal proposito, dice che non vuole postare le informazioni del tizio. Questo qui ha fatto incazzare molte persone. Se venisse esposto, le cose potrebbero finire male. Quindi conosciamo solo il suo soprannome, o Nico, quello che è. Comunque, troviamo altri indizi. Sto controllando i suoi dati. Molti streamer sembrano trasmettere da Kikyoji. Forse se andiamo a Kikyoji e parliamo con qualche studente otterremo qualcosa di utile. Studenti, eh? Quindi meglio andarci di pomeriggi feriali. Ma Kikyoji non è l'unico posto che frequenta. Sarebbe meglio controllare anche le tre zone. Va bene allora, diamoci da fare. Lasciamo Kikyoji a te, Phoenix. Fa cose illegali indossando una strana maschera. Rovina la nostra immagine e infastidisce le persone. Dobbiamo fermarlo anche per il loro bene. Perfetto, e una richiesta l'abbiamo ottenuta. Allora, prima di tutto andiamo a prendere le pianticelle. Ehi Haru, come stanno i miei fagioli? Oh cacchio, c'è la neve. Ecco qua, queste sono cresciute. Ah, ma non si è neanche abbassata, poverina. E c'ha freddo, giustamente. Ecco, te tre fagioli, grazie. Me ne pianti altri, per favore? So che te ne sto chiedendo un sacco, Haru, però ci servono per i ladri fantasma. Il 29, era proprio quello che mi aspettavo. Quindi andiamo a fare un salto a Kikyoji. Ti ricordi di Ei Mask? Cerchiamo di scoprire il suo vero nome. Cerchiamo qualcuno che sappia qualcosa. Hai sentito di quello streamer chiamato Ei Mask Ozi? Ehi, parlano di Ei Mask Ozi, sentiamo cosa dicono. Oh sì, si è lanciato sulla fila al negozio di crocchette dicendo: state bloccando il traffico. Sinceramente quando l'ho visto mi sono vergognata. Sì, quello, è presente Amasaki, il mio compagno di classe. Sembra che quel tizio sia suo fratello. Sul serio? Mi spiace per lui, non verrà mica coinvolto solo perché fa parte della sua famiglia. Ha anche un sacco di hater, come quel gruppo che si raduna qui nel vicolo. La cosa non mi sorprende. Quindi il cognome del fratello di Ei Mask Ozi è Amasaki e ha molti hater, è preoccupante. Sembra che si incontrino ad Harmony Alley. Avanti, andiamo a dare un'occhiata. Allora andiamo nel vicolo. Ehi, il tizio con la maschera. Big Ben Burger, una catena di fast food, certo. Che cosa vuoi? Il Super Burger, Elisir del padre. Non credo di averlo. No, ce l'ho, perfetto. Come immaginavo, accetta questo Elisir del padre. Grazie, non mi ricordavo di averlo. Vediamo cosa fa. Ingrediente top secret. Ridora tutti gli HP, tutti gli SP a tutti gli alleati. L'oggetto definitivo. Ehi, siete voi Yeter? Hai avuto informazioni su Ei Mask? Ah, forse sono Yeter di Ei Mask. Ascoltiamoli. Sì, ho trovato qualcosa di bello. Il suo nome e il numero di telefono. Ed è anche stato facile. Bella cyber security per uno che si chiama Ei. Ho anche notato qualcos'altro. Ei Mask Ozi non è altro che l'anagramma del suo vero nome. Ah, magari si credeva pure furbo. Non ci vorrà molto prima di scoprire anche dove vive. A quel punto raduneremo tutti quelli che lo odiano e finalmente avrà quello che si merita. È stato lui per primo a fare la roba del genere. Dovrebbe sapere a cosa si va incontro. Questi tizi non mi piacciono per niente. Non dormirei sonni tranquilli se li sapessi alle calcagna. E poi, Ei Mask Ozi sarà davvero l'anagramma del suo vero nome. È un'informazione interessante. Com'è andata, ragazzi? Questo tizio vandalizza le auto parcheggiate male e prende a calci chi fuma fuori dalle aree apposite. Credo di capire perché dicono che Ei Mask sia fuori controllo. A molti non piacciono le sue follie, ma sembra comunque avere un discreto seguito. A quanto pare ha uno strano carisma, nonostante tutto. Ho chiesto in giro anch'io, ma non ho scoperto molto, mi dispiace. Allora, ti sei fatto un'idea, Phoenix? Il soprannome è un anagramma. Ah, nient'altro. Il cognome è Amasaki. Allora non ci rimane che sistemare questo pasticcio. Quindi partendo da Ei Mask Ozi, se il cognome è Amasaki... Forse leggendolo al contrario? Al contrario, ti aspetti che creda che il suo nome sia Izo Xamia? Mi sa di aver capito qualcosa. Ha separato nome e cognome da parti distinte. In parti. Ei Mask diventa semplicemente Amasaki. Questo spiega perché la A è extra nella parola. Quindi Ozi invece leggendo al contrario diventa il nome Izou. Quindi il nome del bersaglio è quasi certamente Izou Amasaki. Ho controllato il navi, c'è un riscontro. Grande, ecco perché sei la nostra consigliera. Bene, ora sappiamo il suo nome e cognome. Non ci resta che andare a ritrovo e parlare con gli altri di tutto con gli altri. Perfetto, però non è che andremo subito al memento a fare una sola e sola missione.
Abbiamo altro da preparare prima. Oggi passeremo tutta la giornata a Kikyoji. Il pomeriggio lo passiamo qui al tempio. Che bello con la neve così. E sono altri 12 SP. A quanto siamo arrivati? Saremo a 800. Eravamo a 700 quanto l'altra volta? Non mi ricordo. Comunque tanto adesso potevamo rimanere lì a mangiare a Kikyoji, che tanto adesso ci torniamo. Ehi, è arrivato un altro pacco per te. Che cosa hai ordinato? La roba da fare, Loschi? Siamo a 765. Perfetto, ti dirò che sono contento. Io sono abbastanza sicuro che Oi e Sojiro abbiano la carta sopra perché ci sia qualche evento segreto in questo momento che possiamo sfruttare. Oggi, essendo venerdì, sfrutterò il Jazz Club perché aumenta cose buone. E domenica pure sfrutteremo ancora il Jazz Club perché l'ultimo potenziamento che riceveremo da questo Jazz Club vale tutta la pena di essere preso. Quindi per adesso andiamo al Jazz Club. Allora, il venerdì aumenta tutte le statistiche. Non c'è menzione di quando verrà il cantante, che delusione. Questo perché è l'ultima settimana, Morgana. Non ci sarà più nessun cantante, non ci sarà più altra domenica da sfruttare per avere cose uniche. È un po' triste, lo so, però chi inviterai? Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala. Potrei invitare Yusuke. Ah, Yusuke? Sì, facciamo lui. Allora farò una passeggiata, ci vediamo dopo. Invito Yusuke perché in realtà Ryuji ci serve più sull'attacco che su altro. Yusuke bene o male, anche se usa fortuna e magia, che sono due cose molto importanti per lui, non mi dispiace. Se possibile mi piacerebbe dipingere direttamente qui, verrebbe un capolavoro, scommetto. Ne sono sicuro. Ah, il kiwi, un frutto magistrale, molto buono. Delizioso, le varie parti sono mescolate alla perfezione. Sai, sto dipingendo qualcosa di carino. Mi fa piacere. A volte capita che le ragazze della mia scuola mi invidino per la mia magrezza. Io vorrei mangiare di più e avere lo stomaco pieno, ma poi finisco per spendere tutto in materiali. Yusuke, te l'ho già detto, se hai bisogno di soldi, chiedi. Ovviamente non intendo scendere a compromessi in fatto di sapore, voglio solo il cibo più delizioso. E come fai senza i soldi, Yusuke? Cioè, la maggior parte delle cose che ti vediamo mangiare sono grissini, che è l'equivalente del tuo dito, è uguale. Uno di forza, uno di magia, uno di resistenza, uno di agilità e uno di fortuna. Non mi dispiacerebbe avere uno Yusuke molto preparato, però anche Ryuji e Han sicuramente hanno bisogno di un bel boost di potenza. Anche Makoto in realtà non mi dispiacerebbe. Gli unici, a parte Akechi e Sumire, che li metto da parte, Makoto ha un senso di essere potenziata, ma come la uso io non è così fondamentale. Haru e Morgana invece, anche se non li potenzio, non mi importa granché, perché Haru la otteniamo come ultimo personaggio, Akechi a parte, e il suo potenziamento è molto inferiore rispetto agli altri. Sto pensando di dimettermi. Cosa? So che la nostra azienda era piuttosto losca, ma ultimamente sta andando bene, è successo qualcosa? Beh, immagino di sì, non è che odio questo lavoro, ma il mio lavoretto va davvero bene e anche le azioni sono in buono stato. Faccio soldi a palate lavorando pochissimo, da questa prospettiva sembra stupido lavorare a tempo pieno. Ah, dovremmo farci assumere. Se è felice può fare quello che vuole, ma è tutto molto triste. Sapere che questo in realtà è tutto un sogno e quando questo finirà quel tizio sarà a ritornare a quel lavoro e sarà molto triste anche lui? Probabile. Ah, minchia, guarda che sole. Una richiesta sul falsite ha attirato la mia attenzione. Un idol indie ha ingannato il mio papà e ora la mia famiglia sta andando a pezzi. È colpa di quell'idol, se la mamma e papà litigano continuamente. Ma oggi mamma si è arrabbiata tantissimo, gridava di voler chiedere il divorzio. Io voglio solo che mamma e papà siano di nuovo felici. Beh, capito l'antifona, no? Credo che l'abbia scritto un bambino, il che rende la cosa ancora più drammatica, eh? C'è di mezzo un idol? Già, me lo stavo chiedendo anch'io, perciò ho fatto qualche ricerca. Il suo nome d'arte è Star Liliana, a ogni modo mi sembra una con la testa sulle spalle. Nessuna attività sospetta, nessun tentativo di fregare i fan, niente di niente. E nemmeno il Navi ha dato qualche risultato. Se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che è il padre il vero problema. Pare che vada ogni giorno ad Akihabara, ti va di andare a controllare?
Beh, insomma, vai a controllare, dai. Andiamo allora da Chiababarra. E tra l'altro andiamo un attimo anche alla sala giochi. Voglio vincere il gioco dell'artiglio. Ah, oh, c'è Bushimaru-kun. Questo piacerebbe sicuramente a Makoto. Facciamo un tentativo, vediamo se ce la facciamo. Concentrazione, prendilo. Yes, alla prima. Gyaru Janega. La bambola di Bushimaru-kun, dovresti metterla da qualche parte nella tua stanza. Perfetto. Dobbiamo ancora identificare il bersaglio, giusto? Raccogliamo informazioni su quel papà con l'ossessione per le idol. Mi sembra di vedere un padre vicino a un idol. Oh, sei tornato. Sono così felice che sia venuto a trovare di nuovo Lin-Nian. Lin-Nian? Pensi che sia quella idol, Liliana? Abbiamo visto quel nome in un post che parlava di un padre ossessionato dalle idol indie. Avviciniamoci. Grazie per comprare sempre così generosamente, Fuva-Nian. Sei sicuro che la tua famiglia vada bene? Sì, sì, non preoccuparti. Fin quando potrò parlare con te, non sarà mai un problema, Lili-Nian. Non esagerare, Fuva-Nian. Che palle sta roba. Ok, voglio che tu rimanga mio fan ancora a lungo. Oh, tesoruccio, sei un angelo. Senti, potresti farmi l'autografo di oggi? Ok. Ah, Yu Sushi Fuwa. Non lo dirò, Nian. Con affetto, fatto. Ok, ora devo andare. Ci vediamo, Fuwa. Ci vediamo? Ah, quella ragazza. Beh, ora abbiamo il suo nome, ma ancora non sappiamo se è davvero il padre del nostro cliente. Andiamo a chiedere. Signore, lei è il padre di un bimbo triste? Ah, Lili-Nian. Porca troia, l'ho detto davvero. È un angelo sceso in terra. Troviamo questo padre ossessionato dall'idol indipendente. Eh? Hai bisogno di qualcosa? Ho parlato con un angelo, posso parlare di qualsiasi cosa adesso. Sei un fan di Lily? Certo, cos'altro potrei essere? A dimostrazione del mio amore per lei, ho appena comprato un'intera catasta dei suoi CD. Wow, questo è stupido. Beh, mia moglie un po' si lamenta. A casa non mi sento accolto. Qui almeno posso prendermi qualche soddisfazione. Non ti senti accolto? È una cosa normale nelle famiglie. Un padre deve limitarsi a pagare le bollette. È il suo ruolo. La vita dei figli non lo riguarda. A prescindere da quanto lo voglia. Lo pensa veramente? Certamente. Non sai quanto mi sia sforzato. Non ho bisogno di una della ramanzina. Per quello c'è già mia moglie. Io ho soltanto bisogno della Lili-Nian. A casa non si sente accolto e vuole essere coinvolto nella vita di suo figlio, ma non può. Ha una situazione familiare instabile, ma è ancora ossessionato da quell'idol. Sembra proprio lui. Parliamone al ritrovo con tutti gli altri. Perfetto, abbiamo tutti i nostri obiettivi. E visto allora che stiamo per andare del memento, andiamo dunque dalla nostra Chihaya, ci facciamo fare la lettura celestiale e sfruttiamo subito la stanza rossa. Andiamo dunque tutti al ritrovo, discutiamo delle richieste. Perfetto, sono a rango S max, vuol dire che sono difficili. Ah. E allora esploriamo il memento. Questa sarà l'ultima volta che nel memento ci entreremo. Quindi la sfrutteremo al massimo, proprio come la mia prima volta ho sfruttato al massimo questo ultimo giorno, anche se era l'1.29, tra parentesi. Lo sfrutteremo al meglio possibile. Oh, Lavenza, ti stavo aspettando. Sono qui per chiederti un favore, in tutta onestà. Me lo concederai? Un favore? Vorrei affrontarti in combattimento. Ecco cosa stavo aspettando. Ora che ho riacquistato la mia forma originale, vorrei sfidarti in un duello ancora una volta. Ho assistito alla tua crescita e alla tua riabilitazione dopo la sconfitta del dio malvagio. In qualità di colei che governa il potere, desidero valutare la tua crescita in prima persona. Uno che presiede il potere? Esatto, come tale è mia responsabilità misurare il tuo potere. È un passo fondamentale della mia comprensione di me stessa. Il mio padrone ci ha accordato il permesso di scontrarci in battaglia, ma non ti costringerò ad accettare. Quindi torna da me non appena sarai pronto. Era esattamente quello che volevo. Era esattamente quello che volevo, Lavenza. Perché questo scontro è l'ultimo scontro segreto. Prima c'era lo scontro con le gemelline, poi c'era lo scontro con Yose, per quanto segreto e quanto difficile forse. E infine l'ultimo scontro segreto, Lavenza.
Questo qua è difficile. Avete presente lo scontro che abbiamo fatto contro i due personaggi del DLC che continuavano a switchare persone e difese? Ecco, moltiplicatelo per 100. Il punto è che non so neanche che squadra portarmi. È una bella scelta perché sia Ryuji che Han hanno il mio potenziamento necessario. Akechi c'ha debilitazione, quindi può farlo al posto mio. Siccome non ho la certezza di come questa battaglia funzioni, io farò Han, Haru, che diminuisce la chance di essere colpiti da alterazioni. Il problema adesso è scegliere l'ultimo membro. La scelta logica da parte mia sarebbe fare Ryuji e prendere carica, così da essere sicuro di non perdere turni. Facciamo così, mettiamo Ryuji. Però prima andiamo a fare tutte le richieste che abbiamo. Sono tutte e due nell'area nuova. Guarda di nuovo Ligiose. Sento che il bersaglio è in una zona precedente. Va bene, torniamo indietro. Aperto il nostro bersaglio in quest'area, setacciamo questo piano. Brava Futaba, e la porta rossa si è già attivata. Comunque, andiamo dal nostro primo bersaglio. Entriamo, certo. Sarà il padre o sarà il ragazzo? È il ragazzo, lo streamer. Eccolo, è Hamasaki, fermiamolo per il bene di suo fratello. Vieni qua che ti meno allora. Ballate, ballate, non ho letto. Cavolo, vedere questi idioti infuriarsi per i miei video è incredibile. Quindi sei tu Hamasaki, davvero non te ne frega niente di quel che stai facendo passare ai tuoi? La mia famiglia, guai. Voi non potete capire, gli hater sono una motivazione per me. Anche i miei genitori e mio fratello sono degli idioti codardi che non capiscono la mia fama. Diventerò ancora più famoso. Certo, tutto quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi della tua vita, ma non rompere le balle agli altri. Lasciate che vi mostri la mia popolarità. Evocazione. Sembra che stia chiamando i rinforzi. Sta chiamando i rinforzi. Attento, Joker. Allora, vediamo i suoi rinforzi. Oh, oh, oh. Ma guarda un po' chi è debole a che cosa. Allora, prima di tutto, vediamo se posso addormentarti. Credo proprio di no, però. Però l'ombra, l'ombra possiamo. Perfetto. Annettina, super energia a tutti quanti. Haru, no no, ho sbagliato. Non volevo colpire lui. Volevo far colpire lui. Aia, che male. Che cazzo. E facciamo la staffetta noi che siamo concentrati. E ora, mio caro, frecce splendenti, muori. Evita sacro, vedo, eh. Ma bravo. Vedo che sei preparato, e allora riproviamoci. Ops, mi dispiace. Staffettiamo a Han. Vediamo se posso fare qualcosa col fuoco. Inferno di fuoco! Distruggilo! Brava Annettina. Questa sì che è la mia strega magica. Vedere le mie visualizzazioni schizzare alle stelle mi faceva sentire un dio. Mi sono arrabbiato tantissimo con la mia famiglia quando mi hanno portato via quella gioia. Chiedi scusa a tuo fratello. Già, l'ho capito fortissimo e ho detto cose orribili ai miei genitori. Capito o colpito? L'ho colpito, scusami, ho sbagliato. Mi scuserò con tutti. Molto semplice come finale. Punto. Mi scuserò. Fine. Beh, a posto. E adesso vuoi continuare a esplorare? Quanti bersagli ci sono? Uno. D'accordo, qual è la prossima mossa? Torniamo all'ingresso. Facciamo la fusione. Oh, continua a fallire alla prima, è incredibile. E da un fallimento abbiamo ottenuto Dio. Allora torniamo di sotto. Sento che il bersaglio è in una zona più interna. Magari era al piano superiore rispetto a dove eravamo. Avverto il nostro bersaglio in quest'area, setacciamo questo piano. Perfetto. Ed eccolo qui, vediamo il padre che cosa ha da dire.
Eccolo lì. Ok, c'è Yasushi Fuwa. Risvegliamogli il cuore per il bene della sua famiglia. Molto ristretti i dialoghi in queste nuove parti. Lilinian è gentile. Lilinian è amorevole. Ho bisogno solo di Lilinian. E dai, amico, sai che è fuori luogo, vero? E invece sì, spendere soldi per lei mi rende felice. Farei di tutto per lei. Il sorriso di Lilinian è la mia ragione di vita. In questo stato non ascolterà. Attento, Joker! Benissimo. Installazione completata. Bravo, Fallout. Tanto non ti posso usare per ora. Banana now. L'unica che può lamentarsi dei miei hobby è mia moglie. E ne ho già abbastanza di lei. Andatevene. Tra l'altro è un unicorno. Ed è debole al maledetto. Chi l'avrebbe mai detto? Andala Magatsu. Tsuyodana, Tsuyodana. Oh, ma guarda. Un momento. Se io sparisco, ci sarà un otaku in meno che a fare il tifo per Lilinian. Lasciami andare, per Lilinian. Capisco che le idol siano importanti, ma non sono tutto nella vita, no? Dobbiamo farci capire che ci sono cose più importanti nella vita. Ecco cosa sappiamo di lui, ed è scala a dirlo. A casa non si sente ascoltato e vuole essere coinvolto nella vita di suo figlio, ma non può. Scegliendo le giuste risposte, punto, potrei risvegliare il cuore dell'obiettivo. Perché hanno messo un punto? Usa le informazioni che hai ottenuto per rispondere correttamente. L'unica persona che voglio proteggere è Lilinian. Mi capite, vero? Capite cosa provo? Lilinian sarà turbata dalla cosa. Non hai il diritto di parlare di Lilinian. Merda, si è arrabbiato. Pensa a cosa dire e riprova, Joker. Tutto qui? E allora beccati di nuovo questo. Torna a terra, maledetto. Allora, quindi proviamo. Con la tua famiglia, non ci pensi? Perché devi mettere in mezzo la mia famiglia? La famiglia. Con mia moglie non ho fatto altro che litigare. Costringere mio figlio a imparare un mucchio di cose. Le ho detto che era troppo. Ma lei non lo capisce. Perché hanno fatto male le traduzioni qua? Le mie parole non la toccano. Ma non Lilinian. Lilinian fa sempre attenzione a quello che dico. È l'unica che mi ascolta. E non parli con tuo figlio? Piccolo mio, non posso fare nulla ora. Spendo tutto ciò che ho per i CD e se ho tempo vado ai concerti. Di rado penso alla famiglia. È stata mia moglie, smette di preoccuparsi per me. Così ho fatto lo stesso con lei. E questo ti ha spinto a dedicare tutte le tue attenzioni alle idol? Forse crede di non essere più interessato alla sua famiglia, ma sappiamo tutti che non è così. Diglielo, Joker. Alla mia famiglia non servo. Forse tuo figlio lo pensa. Perfino io. Perfino io che? Nel senso che persino tu puoi essere utile a tuo figlio, sì. Io e mia moglie litigavamo sempre, siccome cresce il nostro figlio, ma poi ho incontrato Lilinian. Lilinian lavorava sodo e sorrideva sempre. Mi sembrava di inseguire il suo sogno con lei. Usavo Lilinian per sfuggire alla mia famiglia stressante perché mi permetteva di sognare di nuovo. Il fatto che fosse uno studente a farlo notare mi faceva impazzire. Sono proprio patetico. Ora, però, sai cosa devi fare, vero? Esattamente. Prima mi occuperò della mia famiglia, prima potrò inseguire Lilinian. Puoi fare entrambi, spero. Oh, sì. Quindi non smetterei di inseguirla. Beh, non è sbagliato avere un hobby. Diventa un padre di cui tuo figlio possa essere fiero. Se non è troppo tardi, lo farò. Almeno questo discorso ha avuto un senso logico, dai. Centro perfetto. Ma guarda un po' che bella cartina che abbiamo ottenuto. Beh, a posto. E adesso vuoi continuare a esplorare? Non ci sono altri bersagli in quest'area. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Tornare indietro. Ok, andiamo. Perché ora siamo pronti a questo scontro.